11 settembre 1971. Muore Nikita Khrushchev, il politico russo che ha liquidato l'eredità staliniana. Segretario dal 1953 del Partito Comunista Sovietico, è il primo ministro dal 1958 al 1964. Khrushchev si adopera per creare un clima di distensione con le potenze occidentali, incontrando i presidenti degli Stati Uniti, Eisenhower e Kennedy. Il suo nuovo corso, ispirato ai principi della coesistenza competitiva, subisce una breve interruzione nel 1962 con la crisi cubana dei missili. Khrushchev, tuttavia, decide di smantellare le basi missilistiche sull'isola per evitare la catastrofe di una nuova guerra. Sul piano interno, viene accusato di aver contribuito alle disfunzioni dell'economia. Nel 1964 è costretto a dimettersi da tutte le cariche. Khrushchev andò all'ONU. Non ebbe accoglienze ufficiali dagli americani. Camp David pareva lontanissimo. E anzi gli fu vietato di uscire dal centro della città. Ma Khrushchev contava ugualmente di poter trasformare l'Assemblea delle Nazioni Unite in una conferenza di capi dei governi del mondo e di trovarci per la prima volta il più largo sostegno nel suo confronto con l'America. Erano infatti convenuti a New York, oltre a Khrushchev, Eisenhower e Macmillan, Nehru, Tito, Nasser, Sukarno. Il capo del Ghana, Nkrumah. Quello della Guinea, Sékou Touré. Di Ceylon, Bandara Naike, e l'ungherese Kadar, il polacco Gomulka, il romeno Gheorghiu Dei, l'albanese Sheu. L'Italia fu rappresentata dal ministro Segni. De Gaulle inviò Couve de Murville. Khrushchev fece due spettacolari proposte: il disarmo universale e la riforma dell'ONU con a capo un occidentale, un comunista e un neutrale. In tutte e due le proposte i neutrali si astennero. Essendo neutrali, i paesi del terzo mondo si astennero per non essere costretti ad assumere una posizione nel conflitto che opponeva Washington a Mosca. Khrushchev non trovò il suo successo. Di qui quei due clamorosi incidenti dei pugni battuti a lungo sul tavolo in piena assemblea e poi addirittura della scarpa sul tavolo. Quando Khrushchev tornò a Mosca, i giornali occidentali scrissero che vi ebbe un'accoglienza assai tiepida. La verità è che sui dirigenti del Cremlino pesava ormai duramente il conflitto con la Cina. Era diventato drammatico. Signor Carol, quando avvenne lo scoppio pubblico della polemica cino-sovietica? Anzitutto, bisognerebbe rifarsi alla vigilia della conferenza al vertice di Parigi del mese di maggio 1960, e cioè all'incidente dell'aereo U-2 che in Cina suscitò una sorta di compiacimento. Infatti i cinesi dissero: «Noi ve l'abbiamo sempre detto che gli americani non sono cambiati e proprio ora voi avete la prova che mentre parlano di pace vi fanno sorvolare da aerei spia». Come sappiamo, quella conferenza al vertice a Parigi fallì miseramente. Ma nonostante ciò, la Russia non cambiò affatto la sua politica e fu allora che si scatenò la seconda e questa volta aperta polemica durante la sessione della Federazione Sindacale Mondiale a Pechino nel giugno del 1960. Proprio durante quella sessione, che si tenne a porte chiuse ma dinanzi a parecchi delegati di molti paesi, i cinesi hanno ufficialmente, per la prima volta, denunciato il Partito Comunista dell'Unione Sovietica come partito revisionista. E tutti quei delegati comunisti, sindacalisti comunisti, che in tutta la loro vita, o quantomeno negli ultimi 40 anni, non avevano sentito nessuno parlare in tale maniera dell'Unione Sovietica, non sapevano cosa rispondere. E questa fu l'esplosione pubblica della polemica cino-sovietica.